Buongiorno a tutti, non so se ci sono anche collegamenti in via digitale. Buongiorno ai presenti, sono contento insieme al sindaco e al vicepresidente di essere qua a presentare una delle nostre straordinarie eccellenze, che è il tartufo. Il tartufo di Acqualagna è un evento di caratura sicuramente interregionale e di cui noi andiamo molto orgogliosi, perché racconta una parte del nostro straordinario territorio, che è un prodotto, che è non solo un prodotto, perché intorno al prodotto c'è una storia, c'è una narrazione, c'è una capacità, si sviluppa tutta una cultura, che è la cultura enogastronomica, la cultura della raccolta, la cultura, vedo un cane, cioè anche la cultura di come raccoglierlo. E questo è un qualcosa che è un patrimonio che noi dobbiamo trasmettere, raccontare, promuovere, per far sì che si possa affermare un'eccellenza, che è l'eccellenza che è caratteristica della nostra regione, che ci deve identificare e deve essere trainante, trainante per l'agricoltura, trainante per l'enogastronomia, trainante per il commercio, trainante per il turismo, perché c'è un turismo di qualità e che si lega ai territori che sono straordinariamente belli, che si lega ai percorsi enogastronomici, che si lega al benessere, che noi dobbiamo cogliere, strutturare e sfruttare, partendo dalla promozione che noi abbiamo. Allora, siamo felici di essere qua insieme al sindaco di Acqualagna a raccontare questo straordinario percorso che è stato raggiunto dai nostri territori, da Acqualagna e in particolare in questo momento, che raccontano appunto quanto di straordinario è stato compiuto fino ad oggi. Poi il vicepresidente ci racconterà più nel dettaglio tutto quello che la regione sta facendo e come lo vuole fare per far sì che anche il tartufo possa diventare una carta d'identità su cui noi promuoviamo quello che noi siamo. Grazie. Grazie Presidente, grazie Sindaco, grazie anche a Zanchetti che è alla delega. Io sono davvero molto felice di fare questa conferenza stampa oggi qua, perché vedere una manifestazione che ha superato il mezzo secolo di storia ci impone a tutti una grande responsabilità, perché noi abbiamo ereditato, noi tutti, questo tavolo, da altre generazioni, oltre che un grande prodotto, ma abbiamo ereditato una grande responsabilità, che è quella di valorizzare ciò che abbiamo. E credo che la nostra generazione sia chiamata proprio a fare questo, a mettere insieme, ad aggregare gli elementi positivi del nostro territorio e a superare alcune barriere, anche culturali, che in passato ci hanno resi talvolta provinciali su certi atteggiamenti, riuscire piuttosto a valorizzare ciò che abbiamo anche fuori dai confini e metterli insieme, aggregare. Questo tema dell'aggregare è una cosa che deve diventare il nostro motivo su tutte le scelte economico-finanziarie. Come dice il professor Gregori, passare da OO a EE. Questa è la forza che le Marche potranno far riscoprire al mondo se sanno fare squadra. E il tartufo è esattamente la metafora di questa e allegoria di questa nostra strategia. Intanto la Regione Marche che cosa ha fatto? Su impulso anche e su direttiva del Presidente nel rilancio turistico abbiamo creato un portale che si chiama Marche Terra di Tartufi, e questo portale lo abbiamo presentato alla stampa nazionale qualche settimana fa, c'era anche il sindaco, dove per la prima volta in questa nostra regione abbiamo messo insieme tutto ciò che rappresenta il tartufo per le Marche e nelle Marche. Quindi chi lo cava, chi lo lavora, chi lo vende, chi lo somministra nei ristoranti, le feste, tutto quello che i comuni hanno fatto per questo prodotto, in modo che un avventore o un turista che vuol venire nelle Marche ha un unico posto in cui trovare le informazioni, piuttosto che disaggregate. E questa è una strada che vogliamo portare avanti anche con il governo. Insieme al governo abbiamo parlato, ad esempio, di un distretto del tartufo su cui il sottosegretario Centinaio ha dato la sua disponibilità, che ha la delega al tartufo, e andremo a presentare ad Acqualagna il lavoro embrionale di questo progetto e poi lo andremo a presentare a Roma appunto al governo, perché credo che in quella traiettoria di questo turismo esperienziale che oggi i turisti cercano, perché non cercano più mete scontate, ma un turismo che lasci qualcosa, un'esperienza, anche la nostra è una terra che su questo può fare ancora moltissimo, se pensiamo a che cosa può essere l'esperienza
di andare a cavare il tartufo con il cane e imparare a cucinarlo, imparare a lavorarlo, sono cose che solo questa terra può insegnare ai turisti. Quindi abbiamo tanto da fare. Inoltre noi abbiamo una seconda responsabilità, che è quella del prodotto. Abbiamo un centro di tartuficoltura nella nostra regione, che è gestito dalla Regione Marche, e che io ho in mente di rilanciarlo e di farlo diventare un centro di ricerca per fare evolvere, per fare crescere la tartuficoltura, perché, parliamoci chiaro, questo è un prodotto che ha bisogno di essere aumentato anche nei volumi, e quindi avviare con la misura 8.1 la produzione del tartufo è qualcosa di importantissimo, ed è un fatto agricolo. Quindi c'è il tema turistico, quindi commerciale, quindi economico, con un tema agricolo che noi dobbiamo saper sviluppare, mettere anche a fattor comune le nostre grandi tartufaie antiche che non sono state più utilizzate negli anni, e aiutare anche con dei contributi specifici alle filiere che vogliono evolversi nella trasformazione di questo prodotto. In più, aggiungo un altro tema, che è bello ovviamente parlarne in questo momento dell'anno, perché c'è un tartufo di altissimo livello, che è il tartufo bianco, ma non dimentichiamo che questo prodotto e questa materia, se vuole diventare qualcosa di attrattivo tutto l'anno, deve per forza trattare non solo del tartufo bianco, ma anche del tartufo nero, che ci consente di parlare di tartufo nelle Marche per l'intera annualità, compresa l'estate. Quindi bene, se noi crediamo nella fiera di Acqualagna, dobbiamo credere nel tartufo generale e lavorare in modo olistico su tutta la dimensione del tartufo. Questa è la scelta che noi abbiamo preso ed è quella su cui continueremo ad intervenire con Acquaroli, col Presidente, con la Giunta, e saremo presenti ovviamente ad Acqualagna e faremo in modo che, dopo mezzo secolo, di raccogliere questa responsabilità, di portarla avanti con la dignità che merita e soprattutto che meritano gli amici di Acqualagna. In più c'è un grande tema che ci vedrà ancora protagonisti con Enrico Mattei e con il gruppo Finproject, che ha organizzato un evento nell'evento, e quindi dove verremo a parlare anche di questo grande personaggio che ha fatto svoltare il nostro paese verso il senso industriale occidentale in un'epoca storica dove non era affatto facile parlare di industria dell'energia. Quindi tante cose che ci legano ad Acqualagna, di cui essere fieri e per cui lavorare insieme. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente e il Vicepresidente delle belle parole. Ringrazio il consigliere Zanchetti Diego della presenza, lui è delegato all'agroalimentare. Come se non ci fossimo messi d'accordo, no? Hanno parlato di storia, io ho portato dei documenti, perché come ha detto il Presidente e anche il Vicepresidente Carloni, dobbiamo rispettare quanto gli altri ci hanno lasciato, noi dobbiamo ereditare, migliorare, apprezzare quello che la storia ci racconta. La storia, io qui ho un documento del 19 ottobre del 68, oggi è il 19 ottobre del 2021, non ve lo leggerò tutto, cito solo le ultime parole, si parla anche della bellezza naturale di Acqualagna, del tartufo, e tra un certo punto il finale è questo: certamente il console Flaminio prese in considerazione ben altri presupposti per aprire una via alle sue legioni attraverso il forum, sta parlando del passo del Furlo, della gola del Furlo, che non quelli gastronomici, ma considerati i riferimenti ai tartufi che di tanto in tanto appaiono nelle cronache dell'epoca, è lecito supporre che anche i tartufi di Acqualagna, allora afrodisiaco e godereccio alimento, abbiano determinato le decisioni del buon console a costruire questa via Flaminia. Questo è un documento del 19 ottobre 1968. Acqualagna, già nel 1960, si raccontava che era oltre un secolo che raccoglieva tartufi e commercializzava tartufi. Tutte le settimane, nei mesi di settembre, da settembre a gennaio, il giovedì e la domenica, i cavatori e i raccoglitori, che erano i commercianti, si incontravano nella piazza Mattei di Acqualagna e scambiavano, c'era domande e offerte di tartufi, quindi, ma arrivavano da tutta Italia, quindi già dal nord riconoscevano l'importanza di un centro commerciale come Acqualagna. Una cosa che vi voglio mostrare è il manifesto, questo è del 3 novembre del 68, la nostra prima fiera del 66, ce ne ho altri ma non ve li faccio vedere tutti, se no mi denunciate per... Allora, ma
Tra gli articoli che ho trovato, e mi rilascio al turismo, all'ambiente, una delle motivazioni per cui si viene in Italia, la principale è il cibo. Questo è un articolo del 69 dove c'è scritto acqualagna, furlo e tartufi, e sintetizza quanto ha detto il presidente Acquaroli poco fa del turismo enogastronomico. Quindi già nel 69 si parlava di questa cosa e ancora oggi noi promuoviamo i tartufi di acqualagna e le bellezze del furlo. Quindi e abbiamo ereditato questo, lo dobbiamo curare ancora di più e grazie alle iniziative, alle strategie che stanno mettendo in atto a livello regionale la Giunta, si sposa pienamente. E chiaramente le cose sono cambiate, qui ho dei programmi della fiera dove molto sintetici chiaramente, e oggi siamo arrivati a programmi molto più corposi che coinvolgono molti più operatori, quindi il rispetto che diceva prima il Presidente di quanto la storia ci ha consegnato ci deve veramente far capire che abbiamo una grande responsabilità, e andando oltre acqualagna è parte della Regione Marche, quindi deve muoversi in sinergia con la Regione. Tutte le iniziative che la Regione promuove in ambito territoriale, nazionale, internazionale, per ciò che riguarda l'ambiente, l'enogastronomia, eccetera, dobbiamo seguirla. Questo è importante, lavorando insieme. Se anni fa magari il piccolo comune aveva una mentalità magari più ristretta, poi nel tempo si è cambiato. Qui ho anche degli articoli dove a un certo punto finita la guerra tra Alba e Acqualagna, perché faceva parte anche della strategia di avere più notorietà. E Acqualagna, eccolo qua, quello di dove diceva finita la guerra tra Acqualagna e Alba. Quindi la storia ci dice tanto, ci racconta tanto. Noi cosa prevediamo per questa fiera? Intanto delle presenze notevoli, perché stanno arrivando al nostro ufficio turistico molte richieste da parte delle agenzie viaggi, ma già nei mesi scorsi il flusso turistico è aumentato notevolmente, vengono in Acqualagna per gustare il tartufo, per visitare tutto il territorio, ma non solo l'Acqualagna, di tutto il territorio delle aree interne, quindi non solo Acqualagna, ci sono tante bellezze da visitare. E tra le cose importanti della nostra fiera, come ha già citato il vicepresidente, abbiamo i vari cooking show, avremo la consegna della Ruscella d'Oro al chef stellato Cedroni, avremo il premio Mattei, anche questo proprio che è nato in Acqualagna per ricordare una figura così importante che ha dato tanto al paese, non solo all'Italia, ma diciamo ha dato tanto a livello internazionale. Quindi gli appuntamenti ce ne sono tanti dal 24 ottobre, giorno dell'inaugurazione. Mi hanno confermato sia il Presidente che il Vicepresidente la loro presenza. Sono ben lieto di tutto questo e questo ci dà ancora più forza per la nostra fiera. E ci sono diversi appuntamenti, avremo anche iniziative benefiche. Iacchetti farà uno spettacolo i cui fondi verranno devoluti per l'acquisto di un'ambulanza alla Croce Rossa, e tanti appuntamenti dove Acqualagna, il tartufo, il territorio è centrale, e tutto questo è stato possibile grazie al lavoro della Regione che ci ha sostenuto, in primis il Presidente e il Vicepresidente, al lavoro e al sostegno degli sponsor, e anche veramente devo fare un grande riconoscimento a tutta la macchina organizzativa, a cominciare dai dipendenti che veramente sono disponibilissimi, e se non avessero questa disponibilità la fiera non si organizzerebbe. Quindi un grazie a tutti, perché la 56esima fiera ci deve ridare emozioni, cultura, coinvolgimento, la gente deve ritornare a essere tranquilla. Quindi l'importante è girare in maniera serena, e Acqualagna è pronta per accogliervi. Benvenuti alla 56esima fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna. Grazie a voi.